Atmosfere languide si aggirano in questa porzione di Notte Dibattiti con Fabrizio Paccione in console e con il tango venato di jazz, o viceversa con il jazz venato di tango, proposto dalla Pablo Corradini Quintet, una formazione guidata proprio dal musicista argentino di nascita Pablo Corradini, che abbiamo ascoltato al bandoneon, con la sezione ritmica assicurata dal contrabbassista Edoardo Petracci e dal batterista Luca Cingolani. Poi al pianoforte c'è un musicista marchigiano, Alessandro Menichelli, e il teramano Luca Di Gianmarco. E al sassofono, il disco che stiamo ascoltando si intitola in modo programmatico anche B-Tango, e tutte le composizioni sono firmate dal bandoneista Corradini. E allora ascoltiamo ancora il suo quintetto con la prossima traccia che si intitola Lejos y Cercano. Vicino e lontano, lejos y cercano, Pablo Corradini Quintet, ci siamo concentrati sui momenti più melodici e armoniosi di questo loro album B-Tango, che non manca certo anche di vivacità in altre zone del disco. Noi abbiamo ascoltato due brani in cui tango e jazz si fondono su questo crinale così sensuale, intimo. 11 brani compongono l'intero lavoro, è presente un repertorio originale, vi dicevo tutti i brani sono composti da Pablo Corradini, che suona il bandoneon, quindi uno degli strumenti caratteristici di questa musica.